Questo è un esercizio del libro Amaldi. C'è un atleta che lancia un martello. Un martello è costituito da una catena con una sfera d'acciaio. La catena è lunga 90 cm, la sfera d'acciaio ha una massa di 2,5 kg. L'atleta fa roteare questo martello partendo da fermo, quindi all'inizio non sta ruotando. Dopo 2 secondi di rotazione l'atleta lascia andare il martello e si chiede qual è la velocità finale, la velocità angolare finale dopo quei 2 secondi. Durante questo tempo l'atleta esercita una forza tangente alla traiettoria del martello, qui vista dall'alto, una forza che mediamente vale 35 N, quindi una forza costante. Questa situazione fisica è l'analoga rotazionale di quest'altra, dove abbiamo un oggetto, una massa, un punto materiale di massa M, che viene spinto per un certo tempo con una forza costante. Sappiamo che una forza costante produce un'accelerazione costante e quindi l'oggetto si muove di modo rettilineo uniformemente accelerato. Allo stesso modo, in questo modo rotatorio, una forza costante che viene applicata lungo la tangente alla traiettoria, quindi una forza tangente costante, produce sull'oggetto un momento torcente. Questo momento torcente costante produce un'accelerazione angolare costante e quindi l'oggetto, il martello, si muove di modo circolare uniformemente accelerato, cioè aumenta continuamente la sua velocità di rotazione, la aumenta con un ritmo di crescita costante. Grazie a questa analogia tra il moto rettilineo e il moto rotatorio possiamo risolvere questo esercizio utilizzando le formule del moto rotatorio, che sono le analoghe delle equazioni dinamiche del moto lineare. Cioè, in altre parole, possiamo usare la formula del teorema dell'impulso angolare e anche la legge di Newton, però quelle per il moto rotatorio, che ricaviamo per analogia dalla legge dell'impulso lineare e dalla legge di Newton lineare. Possiamo utilizzare una qualunque di queste due leggi, perché tanto abbiamo già visto in un video precedente che queste due leggi in pratica sono due modi diversi di scrivere la stessa cosa. Infatti la legge dell'impulso si ricava dalla legge di Newton, cioè un modo diverso di scrivere la legge di Newton. Cominciamo con il primo metodo, la legge dell'impulso. Ricordiamo che nel caso lineare una forza totale, la forza totale che agisce per un certo tempo, fa variare la quantità di moto del sistema, del punto materiale. E allo stesso modo un momento torcente che agisce per un certo tempo, delta t, fa cambiare il momento angolare del sistema. Togliamo le frecce, cioè i vettori, e ci concentriamo soltanto sui valori numerici. Il momento torcente totale per il tempo di applicazione è uguale alla variazione del momento angolare, ma il momento angolare all'inizio era 0 perché l'oggetto non ruotava. Ricordiamo che il momento angolare intuitivamente vuol dire un sistema fisico in rotazione. Se l'oggetto non ruota non ha momento angolare, esattamente come nel caso lineare un oggetto fermo che non ha velocità non ha quantità di moto. Dal punto di vista concettuale lo svolgimento è questo: prima si ricava il momento angolare finale dopo 2 secondi perché noi abbiamo sia il momento torcente che il tempo d'applicazione. Poi dal momento angolare troveremo la velocità angolare finale. Quindi cominciamo a calcolare il momento torcente. Le forze applicate al martello, cioè alla sfera d'acciaio, sono due. Sono la forza che fa l'atleta, una forza tangente da 35 N, e poi però c'è anche la tensione della catena. Ma la tensione della catena sicuramente fa un momento torcente nullo, perché la tensione agisce lungo la stessa direzione del raggio. Quindi quando andiamo a calcolare il suo momento torcente, R vettor la tensione T o FT, ci troviamo a calcolare il prodotto vettoriale fra due vettori che sono allineati, che formano un angolo di 180 gradi, pi greco. Pi greco radianti, quindi il seno di pi greco è 0. Del resto sappiamo che una forza che è diretta lungo il raggio di rotazione non produce momento torcente, perché non aumenta né diminuisce la velocità di rotazione. Le forze che invece hanno il momento torcente massimo sono quelle che formano un angolo di 90 gradi con il raggio R, come è appunto il caso di questa forza da 35 N.
In questo caso il momento torcente di questa forza F si calcola moltiplicando il raggio di rotazione per la forza per il seno di questi 90 gradi che fa 1. Eseguendo il calcolo raggio per forza abbiamo questo valore che è il momento torcente esercitato dall'atleta sul martello. Moltiplichiamo quindi per 2 secondi, che è la durata di applicazione di questo momento torcente, e abbiamo il momento angolare finale. Il calcolo del momento angolare finale ci porta 63 kg metro al quadrato fratto secondo. Vediamo le unità di misura. Abbiamo un momento torcente, quindi newton per metro per un tempo, quindi per secondi, newton per metro per secondi. Al posto di newton scriviamo chilogrammo per metro fratto secondo quadrato. Metro e secondo lo ricopiamo, si semplifica un secondo e il risultato è chilogrammi metro al quadrato diviso secondo, che non ha un nome particolare, ma semplicemente si utilizza in questo modo. Ora che abbiamo calcolato il momento angolare finale, dopo questi 2 secondi, ricordiamo però che il momento angolare si può anche esprimere come momento d'inerzia I per la velocità angolare. Questa è la formula analoga della quantità di moto, quindi P uguale mv. E quindi adesso possiamo trovare la velocità angolare finale dopo quei 2 secondi, dividendo L diviso I, quindi dividendo il momento angolare che abbiamo appena trovato, diviso il momento di inerzia di questa massa puntiforme, di questa sfera che immaginiamo come puntiforme, che ruota su una circonferenza a distanza R dal centro. Sappiamo che in questo caso il momento di inerzia, lo possiamo chiamare momento di inerzia elementare, vale mr alla seconda, momento di inerzia di un punto materiale che ruota su una circonferenza di raggio r. Quindi ce lo calcoliamo moltiplicando la massa per la lunghezza della catena al quadrato e viene fuori questo valore espresso come sempre, come tutti i momenti di inerzia, in chilogrammi metro quadrato. Quindi andiamo a sostituire nella formula di prima, abbiamo il momento angolare diviso il momento di inerzia, chilogrammi metro quadrato si semplifica. E il risultato viene espresso in 1 fratto secondi, viene circa 31,1 periodico, 1 fratto secondi che però noi trasformiamo in radianti al secondo. Sappiamo infatti che il radiante è una unità di misura finta, fittizia, che si può aggiungere o togliere. Infatti ricordiamo che gli angoli sono definiti dal rapporto tra l'arco e il raggio, quindi l'unità di misura non c'è in questo rapporto, essendo un rapporto fra 2 lunghezze. Quindi gli angoli non hanno l'unità di misura, ma in questi casi si mette lo stesso radianti come unità di misura fittizia. Dunque abbiamo risposto alla domanda: qual è la velocità angolare finale acquistata da questo martello dopo 2 secondi di applicazione di questa forza tangente? E questa è la velocità finale angolare. Ora vediamo il secondo metodo, che fa uso della legge di Newton anziché della legge dell'impulso angolare. Quindi togliamo le frecce dai vettori e ragioniamo con i valori numerici. Prima troveremo l'accelerazione angolare e poi la velocità angolare. Il momento torcente totale l'abbiamo già calcolato prima e anche il momento di inerzia. Quindi da questa formula, la legge di Newton, ci ricaviamo l'accelerazione angolare, che viene questo valore, vediamo l'unità di misura, che è radianti al secondo quadrato. In realtà l'unità di misura viene 1 fratto secondi quadrati, che poi noi aggiungiamo radianti. Vediamo infatti come viene fuori questa unità di misura: al posto del Newton ci mettiamo chilogrammi per metro al secondo quadrato. Poi ricordiamo che cerchiamo l'accelerazione angolare, quindi questa quantità va a dividere qua sotto. Quindi diviso chilogrammi per metro quadrato, eccolo. E poi ricopiamo questo metro, lo ricopiamo qua. Facendo tutte le semplificazioni, rimane soltanto il secondo quadrato al denominatore. Perciò rimane in pratica radianti al secondo quadrato. Ora che ho calcolato l'accelerazione angolare, dobbiamo passare alla velocità angolare. Allora utilizziamo le formule del movimento, in particolare del moto circolare uniformemente accelerato, cioè un moto dove la velocità di rotazione aumenta con un tasso di crescita costante. E queste formule le ricaviamo per analogia col moto rettilineo uniformemente accelerato. L'analogia è sempre la stessa: un oggetto che accelera la sua rotazione per colpa di una forza tangenziale che produce un momento torcente costante.
in analogia con un oggetto puntiforme che aumenta la sua velocità, quindi accelera, per colpa di una forza costante che lo tira. Ricordiamo che nel moto rettilineo uniformemente accelerato l'accelerazione era definita come la variazione di velocità diviso il tempo in cui quella variazione di velocità avviene, quindi la velocità finale meno quella iniziale diviso il tempo. La stessa cosa nel moto circolare uniformemente accelerato, l'accelerazione angolare è di quanto varia la velocità angolare in quanto tempo, quindi omega meno omega 0 diviso il tempo. Da qui possiamo ricavare la velocità angolare che risulta al finale, che risulta uguale a quella iniziale più l'accelerazione angolare per il tempo, esattamente come nel caso lineare ricaviamo la velocità finale come velocità iniziale più a per t. T e delta t praticamente sono la stessa cosa, perché il tempo che passa è t meno t0, ma noi immaginiamo sempre che il cronometro parta da 0, quindi t e delta t sono la stessa cosa. Ora che abbiamo la formula per trovare la velocità angolare finale dopo un certo tempo, la applichiamo qui. Omega uguale velocità angolare per il tempo. La velocità angolare l'abbiamo trovata poco fa, eccola. Il tempo è 2 secondi e quindi troviamo la velocità angolare finale dopo 2 secondi di applicazione di quel momento torcente, questo, e otteniamo lo stesso risultato che abbiamo ottenuto prima con l'altro metodo. Che è ovvio che viene lo stesso risultato perché, come dicevamo prima, queste due formule sono la stessa cosa scritta in due modi diversi. Così, giusto per completezza, anche se non ci serve, non ci è servito, ricordiamo anche l'ultima formula del moto rettilineo uniformemente accelerato, che era quella dello spazio percorso. La velocità iniziale per il tempo, più o meno nel caso dell'accelerazione o frenata, un mezzo atti alla seconda. Anche qui andava messo più o meno nel caso di accelerazione o frenata. L'analoga rotazionale dello spazio percorso è l'angolo descritto dopo un certo tempo. Se uno volesse sapere, per esempio, dopo questi 2 secondi di applicazione del momento torcente, quanto angolo ha descritto questo oggetto, questo martello che ruota, bisognerebbe applicare questa formula, la velocità angolare all'inizio, velocità lineare, velocità angolare all'inizio per il tempo, più, in questo caso visto che accelera, un mezzo l'accelerazione angolare per i 2 secondi al quadrato.